Tenego nasce nel 2018, quando abbiamo deciso di fondare questa pagina. Il nostro progetto consiste nel far conoscere e valorizzare il territorio di Enego, che si trova sull'altopiano dei Sette Comuni, in provincia di Vicenza. Il tutto avvalendosi dei social media, strumento che ci ha permesso in primis la divulgazione dei nostri contenuti e che ha anche esteso la conoscenza del nostro disomogeneo territorio. Il nostro paese si trova in una posizione ugualmente equidistante dai quattro centri più grandi, che sono circa 30-40 km. Questo ne determina una difficoltà alla fruizione dei servizi fondamentali. Il nostro progetto infatti intende aiutare la popolazione, la Pro Loco e la pubblica amministrazione nel promuovere il territorio di destinazione turistica facente parte dell'altopiano dei Sette Comuni, che possiede una storia pluricentenaria da conoscere e un ambiente naturale molto suggestivo da far conoscere ai nostri ospiti. Allora, il progetto nasce appunto dall'idea di 5 persone, 5 ragazzi e ragazze tra i 15 e i 30 anni, e la risposta messa in campo è essenzialmente quella di valorizzare il nostro territorio. Come farlo? Attraverso per esempio la promozione del nostro paese, attraverso le pagine social che noi gestiamo, e quindi in primis con Visit Enego, e in secondo luogo anche con la cooperazione, ad esempio con la Pro Loco del nostro paese, quindi gestendo anche le loro pagine, e anche attraverso l'archivio storico del signor Di Metto, che sono fonti essenziali, imprescindibili anche per la trasmissione del valore, dell'identità proprio del nostro territorio anche a livello dei social, e quindi proprio la fruizione di tutto quel bagaglio culturale, delle usanze, delle tradizioni che noi sentiamo nostre e vogliamo anche far conoscere a chiunque sia un po' anche incuriosito dal nostro territorio e della nostra realtà. Abbiamo vissuto sì anche una sorta non di isolamento, ma abbiamo visto un po' anche il nostro paese magari aver proprio bisogno di questa trasmissione, soprattutto anche per le nuove generazioni che magari possono far fatica o faticare anche a conoscere determinati aspetti legati alla storia, ma anche proprio alla cultura, alle usanze del nostro paese. Quindi per noi la prima risposta da mettere in campo è proprio questo, cioè far conoscere il nostro paese e quello di cui più ha da offrire, proprio i tesori del nostro territorio. La qualità della vita delle persone, quindi dei residenti e non, è sicuramente migliorata sia attraverso appunto la trasmissione di questa conoscenza, ma anche di tutte quelle attività che abbiamo cercato di mettere in campo, per esempio nel promuovere tutte quelle attività che possono essere sia legate magari alle famiglie, ai bambini, ma anche ai più grandi, ai più adulti, a chi pratica sport, come per esempio il trekking, il running, percorsi di mobilità dolce, l'archeologia e la geologia del nostro territorio, quindi tutti quegli aspetti che hanno permesso da una parte di incrementare un turismo più attento, più partecipe, più sostenibile, e dall'altra anche aiutando di fatto le piccole realtà e le attività del nostro paese. Qualcosina si sta muovendo, nel senso che noi ovviamente siamo nati come un piccolo gruppo e quindi cerchiamo comunque sempre anche di migliorarci e di portare avanti magari appunto anche aspetti che stiamo iniziando a vedere anche noi. Sia per il Covid e sia un po' prima c'è sempre stata un po' queste difficoltà, nel senso punti deboli che magari il paese può avere, ma che sia attraverso la nostra risposta o quello che magari potremo fare anche più avanti, noi nel senso ci mettiamo in gioco, perché il nostro paese insomma ci teniamo e per noi è un valore aggiunto.